Bentrovati su ricettone.com. Oggi siamo ospiti della Domus Arredi di Lissone, dove continueremo la nostra esplorazione nella cucina sottovuoto. Oggi voglio proporvi una ricetta di pesce che è del rombo al profumo di tartufo su un letto di crema di patate alla maggiorana. Allora, cominciamo con mettere il nostro rombo sottovuoto, ma prima un po' di sale e dell'olio al tartufo, un pochino, così, poi massaggiamo delicatamente il nostro rombo e lo mettiamo nel sacchetto sottovuoto, piano piano, lo stendiamo bene e lo andiamo a mettere sottovuoto. Benissimo, come vedete è ben sottovuoto. Vi ricordo di usare sacchetti che possono essere utilizzati per la cottura, quindi che arrivino a temperature superiori ai 70-80 gradi. Adesso il nostro rombo lo mettiamo nel nostro roner a una temperatura di 65 gradi. Dovrà cuocere per 20-25 minuti, secondo la grandezza del filetto di rombo. Noi lo immergiamo e chiudiamo. E comincerà la cottura piano piano. Nel frattempo noi prepariamo la crema di patate. Quindi prendiamo una patata e la peliamo. Prendiamo un pezzo di cipolla e la tagliamo molto fine a julienne. Sempre con l'olio tartufato lo mettiamo in una padella. E andiamo a scaldare. Facciamo a fuoco medio-alto. Scaldiamo l'olio, mettiamo la nostra bella cipolla. Intanto che la cipolla suda, come si dice in gergo, tagliamo le patate. Le patate le tagliamo belle fini, così cuoceranno subito. Perfetto, adesso mettiamo dentro le patate. Ok. Aggiungiamo un attimo, mettiamo un po' di pepe, un po' di sale, e la nostra maggiorana. Prendiamo due fogliette, e le mettiamo dentro. Lasciamo cuocere un attimino, qualche minuto, e poi aggiungeremo un pochino di panna. Così. Ecco fatto. E lasciamo cuocere finché le patate non vedete che si sfanno. Ok, le patate sono pronte, adesso spegniamo e prendiamo un contenitore e le versiamo dentro perché andranno frullate. E le andiamo a frullare. Se necessario mettiamo un po' di olio e le emulsioniamo insieme. Ok, non la frulliamo tanto, la lasciamo un attimino con qualche granulino per dare una certa consistenza. Poi se voi la volete frullare tutta e renderla liscia non c'è problema. Ok,
mescoliamo piano piano. Perfetto, il bip ci avvisa che il pesce è pronto. Lo andiamo a tirare fuori delicatamente, stando attenti a non bruciarci, che naturalmente... Ecco qua. Perfetto. Richiudiamo la nostra macchina. Ok. Andiamo a aprire delicatamente. Perfetto. Sentite il profumo, potete sentire, ma c'è un profumo di tartufo. Ok, prendiamo la nostra crema, così, e la mettiamo sul piatto. Vedete, ci sono i pezzettini, così gli diamo una certa consistenza. L'abbiamo dato una certa consistenza. Se voi volete potete farla anche proprio liscia liscia. L'importante è che rimanga questa colorazione con le foglie della maggiorana. Prendiamo delicatamente i nostri fritti di rombo, li appoggiamo sopra, così, e per finire una chicchetta. Se voi avete una taglierina, usate la taglierina, se no con un coltello fine fine prendiamo del tartufo. Ce lo mettiamo sopra. E poi vediamo se c'è una fogliettina carina di maggiorana. Perfetto. Ed ecco il nostro piatto. Io vi saluto, vi aspetto sempre come al solito su ricettone.com. Ciao a tutti!